Un saluto da Dottor Palmas. Quello che vedi a schermo è un caso di riabilitazione completo della bocca col sistema bocca bionica che abbiamo eseguito al mio istituto. Quello che vedi è come si presentava il paziente con dei bloccaggi in metalloceramica, dei vecchi ponti in metalloceramica brutti da vedere, gialli, sembrano quasi delle piastrelle per il tipo di texture che è stato dato, un colore assolutamente poco naturale. La piorrea ha fatto il resto, i denti sono tutti in espulsione, si vedono i ganci della protesi in plastica dei denti molari posteriori. Aveva uno scheletrato nell'arcata superiore e uno nell'arcata inferiore col quale riusciva a masticare. Quello che abbiamo fatto è posizionare impianti dentali sia sull'arcata superiore che inferiore, posizionato delle protesi provvisorie e questo è il tipo di chirurgia che abbiamo eseguito. Quattro impianti nella premaxilla convenzionali, due impianti speciali pterigoidei nelle zone posteriori per evitare le zone di vuoto dei seni mascellari e le infezioni che erano presenti. In basso abbiamo posizionato sei impianti convenzionali. Questo è il grafico 3D che ti mostra il tipo di intervento che è stato eseguito alla perfezione dall'equipe maxillofaciale. Abbiamo evitato le zone di vuoto dei seni mascellari, posizionato gli impianti pterigoidei nelle parti posteriori e gli impianti convenzionali nella parte anteriore. Questa è la TAC tridimensionale prima e dopo che ti mostra i denti che erano in espulsione sul lato sinistro, gli impianti posizionati all'interno dei volumi ossei sul lato destro. Nota gli impianti pterigoidei come permettono di mantenere i denti a sostegno nella parte masticatoria. Il paziente abbiamo a questo punto mostrato quella che era la preview del risultato ottenibile. Abbiamo caricato delle forme di denti che si adattavano alla forma del viso del paziente. Abbiamo eseguito a questo punto un mock-up, una simulazione in plastica di quelle che erano le forme selezionate col computer, adattati con l'intelligenza artificiale e infine realizzati i denti definitivi. In questo caso sono delle linee con lo zirconio, gengive artificiali, denti iperrealistici, replica di denti reali. Nota come col digitale è possibile simulare dei denti reali, grazie alla scansione di questi, abbiamo con l'intelligenza artificiale adattato i punti di contatto e dato la masticazione ideale sopra alla bocca del paziente. Il paziente, ti ricorda, avrà in memoria i suoi denti. Grazie al sistema bocca bionica è possibile conservare in cloud le forme delle protesi che sono state realizzate e grazie al robot abbiamo potuto riprodurre in fisico le scansioni dei denti reali. Nota come le superfici dei denti sono ad alta risoluzione, non sono degli abbozzi di denti, ma sono dei denti 4K, potremmo definire. Chi guarda da vicino questi denti non può assolutamente distinguerli da dei denti naturali. Questo è il massimo del risultato che si può ottenere oggi nella riabilitativa completa della bocca e questo che ti ho mostrato era un altro caso risolto dalla mia equipe con sistema bocca bionica. Spero ti sia piaciuto, guarda tutti gli altri casi che abbiamo risolto.